Si è tenuto domenica pomeriggio il primo dei due incontri del Cardinale con i ragazzi che nell'anno in corso hanno ricevuto o riceveranno il sacramento della confermazione. Centinaia di ragazzi si sono riuniti in cattedrale, provenivano dai vicariati di Bazzano, Bologna Centro, Bologna Ovest, Bologna Ravone, Persiceto Castelfranco, Porretta e Vergato. Mentre i ragazzi svolgevano un'attività per conoscere la chiesa madre della diocesi, il Cardinale si è incontrato con i genitori nella Basilica di San Petronio. Oggi è diventato sempre più difficile educare, ha detto il Cardinale, perché noi adulti non ci sentiamo sicuri. Respiriamo un clima di relativismo per il quale siamo tentati di pensare che non esista una proposta di vita buona nei confronti di altre ritenute false e fuorvianti. L'incontro è un momento molto importante dell'itinerario formativo dei cresimandi perché offre loro la possibilità non solo di incontrare il pastore diocesano attraverso il cui ministero riceveranno il dono dello Spirito Santo, ma anche perché possono per la prima volta toccare con mano la dimensione diocesana della Chiesa, nell'incontro con i coetanei delle altre parrocchie che stanno compiendo lo stesso cammino di iniziazione cristiana. A margine dell'incontro, il Cardinale ha fatto alcune considerazioni nell'intervista che gli ha rivolto Monsignor Andrea Cagnato. Andiamo a vedere. Eminenza, il periodo è brutto, diciamocelo, no? Tra le minacce di guerra, il terremoto. Incontrare tutti questi ragazzi è anche un momento di speranza per noi. Sì, perché comunque in una vicenda storica sempre più tribolata e per certi aspetti sempre più incerta, come anche adesso dicevo ai genitori, c'è questa luce che è l'esistenza della Chiesa. La Chiesa che è la presenza permanente di Gesù in mezzo alla nostra vita. Come dicevo adesso ai ragazzi e ai bambini, la Chiesa è la cosa più bella, la cosa più grande, nella quale davvero, come hanno cantato adesso, non mi sento più solo, come hanno cantato i ragazzi. Non ci stanchiamo di proporre l'impegno educativo e di guardare così al futuro? Di conseguenza, l'hai detto bene, non ci stanchiamo e non dobbiamo stancarci. Nonostante tutte le difficoltà, e ce ne sono, le ho anche dette adesso ai genitori, nonostante tutte le difficoltà che ci sono, però abbiamo una grande forza che ci deve dare coraggio, cioè l'essere dentro ed eredi di una straordinaria tradizione di pensiero, di vita, di testimonianze, di proposte educative che la Chiesa da 2000 anni va facendo all'uomo. Lei sta continuando nelle sue visite parrocchiali, sta entrando nel territorio profondo della diocesi. Vede che ci sono dei segnali ancora di questa consapevolezza tra la nostra gente? Io noto che, l'ho detto anche ai miei collaboratori, spesso esiste ancora questo, io lo chiamo, chiamiamolo così, questo zoccolo duro del popolo di Dio. Questo c'è, è più forte di quello che si ritiene. L'ho visto nelle più sperdute e piccole comunità della nostra montagna. Ho incontrato, ve lo assicuro, anche recentemente, ho incontrate persone anziane, umili, semplici, che mi hanno narrato, non esagero, di profonde esperienze mistiche che queste persone stanno vivendo. E allora io ritorno a casa dicendo: ma questa è la forza della Chiesa, ma queste sono le radici del grande albero della Chiesa. In fondo anche Benedetto XVI questo lo continua a dire.